Aria, la Camogli riserva sempre delle sorprese per deliziare i palati. Buongiorno Davide. Ciao Michela. Cosa ci prepari oggi? Allora, oggi prepariamo dei totaneti di Lampara, semplicissimi, saltati in padella con delle verdurine di stagione. In questo caso li facciamo con delle carote, degli zucchini, dei pomodorini e qualche olivetta taggiasca, un piatto semplice, dietetico. Ok, via alla preparazione. Perfetto. Prendiamo olio extravergine ligure, Riviera di Ponente, qualità taggiasca. Scaldare quanto basta l'olio, nel senso 30 secondi. Testa di aglio, preferisco usarlo intero, fare un dentro fuori, nel senso insaporire l'olio, evitare di bruciare l'aglio. L'aglio lo togliamo, prendiamo i calamari, prendiamo Una ricetta che si prepara in quanto? 5 minuti, benché ligure mi piacciono le cotture tipo sud, brevi, fiamma alta e veloci. Si salta, si sala. Calamare di natura molto dolce. Arriviamo a una brevissima doratura del calamaro, ma proprio lieve. Calamaro, meno lo si cuoce, più rimane tenero. L'errore che si può fare è sempre aver paura che non sia cotto e quindi esagerare, cuocerlo troppo, diventa gommoso e sprechi una materia prima costosa e di qualità ottima. Si prendono le carotine tagliate a julienne semplicemente, anche queste, beh si sa, dico delle banalità ma bisogna dire tutto, sono molto dolci le carote, quindi finora abbiamo messo dolce con dolce. Un minuto le carote. Si risala un goccettino. Le carote, passiamo agli zucchini. Prima le carote, dopo gli zucchini, ovviamente perché le carote scendono qualche minuto in più a cuocere rispetto agli zucchini. Benissimo, passiamo alle olivette taggiasche. Denocciolate precedentemente. Per ultimo usiamo i pomodorini. Vengono utili anche perché rilasciano un pochettino di acquetta e danno l'acidità necessaria. Questo secondo con che vino riserviamo? Questo secondo, secondo me, si abbina bene a un vermentino Golfo del Tiguglio. Certamente, Doc. Piatto è pronto.